Quando parliamo di malformazioni vascolari, di anomalie vascolari, spesso sentiamo la sigla MAV, che starebbe a significare malformazione arteriovenosa. Cosa sono le malformazioni arteriovenose? Sono quelle un po' particolari tra tutti i vari tipi di anomalie vascolari e che coinvolgono molto anche la fantasia, perché nella malformazione arteriovenosa si ha una comunicazione aberrante tra vasi arteriosi che portano quindi sangue alla periferia, sangue rosso vivo, e vene. Allora, nelle malformazioni arteriovenose si crea questa comunicazione anomala. E questo cosa comporta? Comporta che la parte che è coinvolta in questo tipo di patologie, allora la parte diventa rigonfia e assume delle connotazioni particolari, diventa calda, spesso arrossata, con delle pulsazioni o comunque delle vibrazioni. Questo tipo di anomalia vascolare, che è conosciuto da molto tempo, ma che, come vedremo, è molto difficile da curare, comporta molto spesso delle complicanze locali e non solo. Complicanze locali che possono essere delle zone di necrosi o di emorragia nel punto dove si formano, si hanno queste anomalie vascolari. A volte addirittura nei casi più gravi e devastanti, la malformazione vascolare comporta addirittura un sovraccarico cardiaco, quindi delle complicanze generali. Come si curano? È molto difficile, come dicevo, curarle. Si possono asportare chirurgicamente, ma solo in pochi casi, quando sono abbastanza limitate e quando sono ben circoscritte, cosa che avviene un po' raramente, spesso sono diffuse, infiltrano un braccio, una mano, a volte si localizzano al collo, a volte su una guancia, in qualunque parte corporea. Generalmente si cerca prima, perlomeno, di rallentare questo flusso di sangue anomalo con delle embolizzazioni. Cosa sono le embolizzazioni? Le embolizzazioni sono delle procedure di radiologia interventistica. E in che cosa consistono? Consistono nel cercare di bloccare la parte centrale della malformazione, lì dove le arterie comunicano direttamente con le vene, con dei materiali che possono essere delle colle, delle particelle o addirittura dei liquidi come l'alcol, per distruggere la parte centrale della malformazione, che si chiama nido. E questo viene fatto appunto attraverso dei cateteri che i radiologi inseriscono all'inguine e fanno procedere il più vicino possibile alla malformazione in qualunque parte corporea. Raramente queste procedure di embolizzazioni sono risolutive, però in molti casi aiutano poi il chirurgo per poter asportare la malformazione. Questo bel bambino è Leonardo, adesso un uomo cresciuto e studia all'università. È completamente guarito, fortunatamente, da una malformazione che coinvolgeva la guancia. Vedete questo gomitolo qui? È il nido della malformazione dove si mischiano vasi arteriosi con quelli venosi. Abbiamo, prima di poterlo operare, proceduto con delle embolizzazioni e l'intervento è perfettamente riuscito e fortunatamente senza lesioni,
di un nervo che passa da queste parti, il nervo facciale, e che può facilmente essere compromesso nella sua funzione con una operazione. A distanza di tanti anni la malformazione non si è più risvegliata e il bambino che adesso è diventato grande e universitario sta benissimo e non ha nessun problema. Qui in basso vedete un altro tipo di malformazione, cioè sempre arterovenosa, però che coinvolge questa volta il dito di questa mano. Vedete qua, sempre con un'immagine di angio TAC, questo groviglio di vasi. Anche in questo caso siamo riusciti ad asportarla chirurgicamente senza grossi problemi. Semplicemente con la chirurgia senza chiedere l'ausilio ai radiologi interventisti, con la tecnica che abbiamo descritto di embolizzazione.